cittadini, le liste di attesa sono la cartina di tornasole dell'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e dell'operato dei medici. In una regione d'Italia l'hanno capito bene. Hanno trovato il modo di risolvere il conflitto di interessi tra attività pubblica e visite private. Noi oggi forniamo praticamente il 100% delle prestazioni specialistiche entro i tempi previsti. Siamo a Modena, in Emilia-Romagna. Qui le liste di attesa non sono più un problema. Per una TAC mediamente i tempi sono 40 giorni, per una risonanza abbiamo tempi sui 30 giorni circa, per le visite cliniche stiamo intorno a 15 giorni, 20 giorni, dipende dal tipo di prestazione, qualche volta anche una settimana. Come hanno fatto a raggiungere questi risultati? La Regione ha stanziato 10 milioni di euro l'anno per l'assunzione di nuovo personale. Ha poi collegato l'avanzamento di carriera dei direttori generali al raggiungimento degli obiettivi. Dovrebbe essere così in ogni azienda che si rispetti. Va avanti chi lavora bene. È una leva motivazionale che ha la sua importanza, viene percepita nella sua rilevanza come un elemento urgente anche dal resto dell'organizzazione. Ma l'asso nella manica del modello Emilia è aver risolto il conflitto di interessi che spinge molti medici a allungare i tempi delle visite pubbliche per favorire quelle private. Qui, se le liste di attesa non rientrano nei tempi previsti per legge, scatta la sospensione dell'attività privata. È bastata questa semplice e comprensibile regola per abbreviare drasticamente i tempi. In questa videata è possibile controllare i risultati delle ultime 5 settimane. Quando il colore è verde vuol dire che la prestazione è stata raggiunta ed è stata erogata in 90% dei casi entro i tempi d'attesa. Se scende al di sotto del 90%, la colorazione diventa arancione, come in questi casi. Le prestazioni monitorate sono una quarantina, includono prime visite e esami diagnostici. Giuliana Fabbri coordina un'equipe di 20 persone che tutte le mattine controlla la situazione delle prenotazioni. Questo è il report di alert, come lo chiamiamo noi, è il report dei tempi di attesa. Qualche volta abbiamo anche qualche prestazione che noi contrassegniamo col rosso, indica che i posti sono veramente ormai ridotti al lumicino. Se non apriamo immediatamente dei posti su qualche agenda, allora potremmo velocemente sforare il tempo d'attesa previsto. Allora, è già stato partito un particolare. I dati di tutte le ASL dell'Emilia Romagna sono pubblici. No, allora. In questo modo è tutto più trasparente. È possibile vedere per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale monitorate se sono state erogate entro i tempi previsti. Io oggi dovevo fare una visita oculistica. I tempi di attesa dipende dalla visita, in questo caso sono stati brevi. Mi sono trovata molto bene. Le chiedo un tempo d'attesa. Per un attacco al torace senza mezzo di contrasto. All'ospedale di Vignola io avrei disponibilità il 15 di novembre. Il nostro paziente ha ottenuto l'attacco in meno di 30 giorni. Il servizio a Modena, direi, nel complesso va abbastanza bene. Recentemente ho fatto alcune prenotazioni. Devo dire che le ho ottenute nei tempi previsti. La nostra qualità è molto alta, il rapporto di fiducia però si basa soprattutto sul fatto che il cittadino percepisca che viene trattato come una persona. L'azienda sanitaria di Modena ha elaborato un sistema in grado di rispondere ai pazienti in ogni momento e usando tutti i mezzi a disposizione. Rispondiamo H24 anche di weekend, quindi al di fuori degli orari canonici di lavoro. Chiunque può scrivere se ha bisogno di un chiarimento attraverso Facebook o scaricando un'applicazione che si chiama MyASL. Avrà la risposta quasi in tempo reale. Si pensava che la qualità, far bene una prestazione sanitaria di per sé, potesse giustificare come valore qualunque altro elemento non positivo, per esempio il tempo d'attesa. In realtà non è così. Oggi nessuno in azienda accetterebbe di tornare indietro ai risultati precedenti.